partiamo però come sempre dallo squarcio sull'attualità insieme a Riccardo Rocchesso. Benvenuto Riccardo. Ciao Fabio, buona serata a tutti. Grazie Riccardo di essere qua anche questa sera. Allora, visto che si parla di mezzi di informazione, partiamo da questa forse improvvisa, non sappiamo se è stata un'improvvisazione, ma anche se credo che di improvvisato ci sia poco nella TV, però ha sorpreso molti questo passaggio di Cesare Buonamici al TG5 del 15 di novembre, in cui la Cesara improvvisamente ha detto un po' quello che dicevano quelli che poi venivano chiamati negazionisti, terrapiattisti, eccetera eccetera, e quello che invece sostenevano e sostengono alcuni medici, alcuni anche professori, cioè che i positivi non sono necessariamente malati e non sono necessariamente contagiosi. Ho letto varie interpretazioni, c'è chi dice che una sorta di contentino questo, perché si stanno accorgendo che il pubblico insomma ormai è scafato e quindi non accetta più che la televisione faccia certe manipolazioni. Qualcuno dice che è un contentino ma poi che faranno come prima, e qualcuno invece dice Cesara insomma ha finalmente portato un po' di verità in un telegiornale. Tu come la vedi? Beh, intanto diamo a Cesara quello che è di Cesara, sì. Perché... già una che si chiama Cesara, io ci ho sempre avuto simpatia per lei, perché ti mette allora a tuo agio, capito? Bella Cesara, è una grande. Allora, diciamo che io condivido quello che hai detto tu, ovvero che i media mainstream in questo periodo si stiano accorgendo che c'è, a parte che non è solo in questo periodo, ma comunque un grande calo degli ascolti, e quindi molto probabilmente provano ad attrarre quella parte di pubblico che ormai non va più, non accende più la TV, grazie a queste exploit che sono effettivamente, cominciano a essersene, perché non solo la Cesara ma anche altri ogni tanto escono con delle come si può dire, delle reazioni e delle, diciamo, una lettura delle notizie che è molto simile alla nostra. Però secondo me, come vedo poi gli altri, ora io stasera sto guardando Rai 2, tra Galli, tra il direttore, cioè purtroppo ovviamente è tutto monotematico. Ogni tanto qualche canale di Mediaset noto o report di Rai tira fuori queste chicche, però non darei grandissimo peso, perché purtroppo il 95-98% poi della comunicazione è sempre monodirezionale, quindi attenzione. Sempre a proposito di televisione, c'è stato questo personaggio che ha fatto capolino, non so se hai visto, nel collegamento della vita in diretta. Erano collegati da un ospedale, non so neanche quale fosse, c'erano tutti questo personale sanitario bardato, coperto, c'era un paziente con il famoso casco che insomma quello chiaramente per ventilare, non so esattamente a cosa serva, e poi mentre viene intervistato un altro sanitario, da un lettino dietro fa capolino un uomo senza mascherina, senza nulla, sembrava anche vestito normalmente, disteso in questo lettino, e c'era la faccia del conduttore di Matano che sembrava dirla tutta, no, su questa cosa che si è vista. Ora qui che so, era uno della troupe che magari si era disteso e non pensava di essere inquadrato, però allora perché non era anche lui vestito e con i dispositivi di protezione e quindi con tutto quello che è il vestiario per non farsi contagiare? Se era qualcun altro, comunque sia, la domanda ce la poniamo lo stesso. Beh, guarda, secondo me era più un set fotografico appunto per questo particolare. Una cosa che mi ha fatto sorridere è che c'era uno dei completamente bardati, non so se era un medico o un infermiere, che provava a nasconderlo spostandosi con l'inquadratura per non farlo vedere. A un certo punto però si vede, si nota, ed effettivamente io ti dico, guarda, mi fa strano che queste cose non vengano pianificate fino all'ultimo dettaglio. Sono già successe alcune foto di backstage che uscivano, però una cosa così in effetti non è mai successa, perché vedere quattro persone completamente tappate di ogni protezione possibile, quello col ventilatore e questo signore senza alcuna protezione, tranquillo, vestito, che sorrideva sul letto, non so, o è un autogol clamoroso
ma che può comunque dare adito, perché io ripeto, secondo me in questo momento nei media c'è un po' il gioco di soffiare un pochino sul fuoco da entrambe le parti, ovvero dare, come ha fatto la Cesera, alcune nozioni che sono vicine al mondo degli indipendenti e di chi pensa con la propria testa, però anche poi, sai, tutta una sorta di guerriglia verso i negazionisti. Io non vorrei mai che con questi servizi, perché guarda, io dubito che certe cose possano succedere in diretta, cioè, insomma, sono cose abbastanza costruite bene, insomma. Non vorrei mai che dessero spazio a poi allargire una fetta di persone per metterci e continuare a metterci, perché secondo me questo è uno dei principali fattori, la principale problematica del Covid, che le persone si stanno disunendo e si sta facendo una guerra tra cittadini. Quindi potrebbe essere anche una visione questa. Poi non sappiamo bene cosa è successo, però non vorrei mai che continuassero a soffiare sul fuoco. E il tema è legato anche a quello che accade nel mondo dell'informazione indipendente. Tra l'altro, tu hai previsto nel tuo canale YouTube venerdì proprio una puntata di 100 giorni da Leoni proprio su questa tematica. Assolutamente venerdì ci troveremo io, ci sarai tu Fabio, Sì. ci sarà Carlo Toscano di Vox, ci Francesco. sarà Carlo Savergnago del Vaso di Pandora e ovviamente anche Luca Teodori, segretario di M3V. Questa è una puntata che io vorrei ripetere in maniera costante, cercando di collaborare con tutte le realtà indipendenti che stanno facendo un enorme sforzo in questo periodo per contrastare i media mainstream, e provare o comunque far capire alle persone che siamo tutti uniti e che tutti quanti siamo sullo stesso settaggio e siamo sulla stessa, diciamo, posizione senza alcuna distanza. Noi ci proviamo, vediamo come va. Io tra l'altro vorrei utilizzare questa occasione per fare una comunicazione importante per quanto mi riguarda, in quanto dal lunedì scorso io non collaboro più con la Nuova Padania. Abbiamo avuto dei piccoli problemi, qualche contrasto sulla visione delle notizie, quindi sulla linea editoriale, e questo mi ha portato a fare una scelta che è stata abbastanza oliata, diciamo, dalla mia ex socio, in quanto probabilmente non vedeva l'ora, ma di questo mi porterà ovviamente a essere un po' più libero e poter anche analizzare in una certa maniera, perché ovviamente purtroppo per quanto un giornale possa essere indipendente, poi io mi sono accorto nell'arco dei mesi subentrano alcune persone o alcuni, insomma, alcuni soggetti, alcune associazioni o enti che provano ovviamente a modificare poi la linea editoriale. Purtroppo hanno probabilmente vinto loro. Io comunque era un periodo che, insomma, mi trovavo un po' a fatica a analizzare certe argomentazioni o pubblicare certe notizie in quanto non erano più molto approvate dalla direzione. Però questo, insomma, mi ha portato poi a questa decisione. Insomma, mi ha deciso di comune accordo di dividerci, ma non c'è nessun problema, in quanto ci sono altre nuove importanti possibilità e nuove, insomma, avventure che arriveranno. E sai, visto che siamo qui a Border Nights, io ho letto i numeri, anzi, io la mia ragazza che mi legge i numeri spesso e volentieri, e diceva infatti che questo mese io avrei abbandonato dei grossi pesi per poi liberarmi in altre direzioni, e speriamo che vada proprio così, Fabio. Ma i numeri, che numeri ha letto? Non l'ho capito. Beh, guarda, adesso lo sta a chiedermi perché ha appena comprato un libro sulla numerologia che è fantastico, perché davvero, guarda, in base al tuo nome omen è una cosa che non sapevo, ma è pazzesca perché davvero funziona. Il nome ti cambia moltissimo dei tuoi astri, della destinazione di quello che farai, più ovviamente collegato alla numerologia della nascita, sai. Tante cose che parli con chi ne sa sicuramente più di me, però effettivamente dimostrava che io in questo mese avrei lasciato dei pesi che mi stavano un po' bloccando ultimamente per esplorare nuove avventure. Quindi crediamo sempre ai numeri e crediamo sempre all'universo che emette con noi, e forse ci darà una mano nel prossimo periodo. Allora, per concludere, c'è secondo te comunque un qualcosa, al di là di queste, di, insomma, questi provvedimenti che abbiamo subito, sia appunto Francesco Toscano di Vox che appunto Border Nights a livello di demonetizzazione del canale? Io ringrazio comunque tutti quelli che ci hanno scritto e manifestato
ognuno al loro modo, la loro solidarietà è stato davvero molto bello. Però cosa sta aleggiando secondo te nei confronti del giornalismo libero indipendente? Ma secondo me la spada è tratta. Si sono accorti che cominciamo ad avere troppo potere, siamo accorti che continuiamo ad avere sempre più views, ovviamente non possono bloccarci in toto, ma cercano di farti di fare quelle azioni di fastidio che comunque ti creano dei grossi caos, perché la vera monetizzazione di un canale, immagino per te ma anche per Vox, sia una fonte comunque non tanto di reddito ma di gestione dei costi, perché i costi ce ne sono. E io noto anche che nello stesso periodo è stato un po' anche quello che è un po' successo a me con la Padania, quindi non vorrei che ci fosse una, come hanno chiuso, come una cerniera, ma che secondo me potrebbe essere preso come spunto per fare noi un bel reset, una bella tabula rasa di dove andiamo a pubblicare i contenuti, e che ne sa, magari anche di unirci un giorno e farci un nostro portale, magari con sede all'estero, okay? Quindi nessuno ci può toccare, e pubblicare liberamente quello che noi vogliamo. Io ho paura che purtroppo, cioè, lavorando con le multinazionali, sappiamo che il rischio è sempre molto alto, certe argomentazioni a volte lasciano correre, a volte un po' meno, però insomma hanno loro il coltello dalla parte del manico. Quindi purtroppo prima o poi dovremo pensare che YouTube, Facebook, Twitter, adesso vediamo anche con le elezioni americane, perché oggi stasera non dimentichiamo c'è stato sia il CEO di Facebook che di Twitter, erano stati convocati al Senato negli Stati Uniti, vediamo un po' cosa succede con le elezioni americane. Però se Trump non dovesse vincere e si dovesse comunque mantenere questa linea, dovremmo fare qualche pensierino, perché il reset, la tabula rasa, forse meglio se la facciamo noi. Temo che non accadrà nulla e che Biden, al di là insomma delle narrative così un po' di leggenda, no? che vengono fuori, poi mi auguro di sbagliarmi, perché comunque, pur non vedendo in Trump il salvatore di niente, però sicuramente meglio lui di Biden, quindi mi auguro che non sia così, ma vedo che anche i siti che comunque tifavano per lui, e al di là del fatto che rimane comunque uno scandalo comunque, no, come si è conclusa l'elezione, però non credo che dal punto di vista giuridico poi potrà accadere qualcosa. Poi girano, no, un sacco di bufale, di notizie comunque che non sono proprio verificabili, e quindi dopo, quando è così, diventa poi anche stucchevole sia inseguirle che poi, no, leggere in queste presunte notizie, che spesso si rivelano appunto o false o comunque non confermabili. Non si può affidare a questo, insomma, le sorti poi di quello che accadrà. Grazie Riccardo, alla prossima settimana, ci vediamo venerdì allora. Grazie a te Fabio, buona serata a tutti, buon proseguimento.